della creazione materiale. Quindi lui cosa ha fatto? Ha preso due ciotole, una l'ha impregnata con impregnata con energia positiva, elettricità positiva, l'altra negativa, ed ecco i colori che ha scelto: azzurro e rosso. E qui nel centro c'è delle palloncine di metallo che hanno trovato, che stanno galleggiando nell'aria, nel punto zero. Hanno trovato il punto zero, questo è il punto zero, che è il fulcro o la luce causale che causa questa divisione, questa divinità del Demiurgos, i due creatori, i due luci. Il laboratorio ha scoperto questo. E così lo spiega: le forze, le particelle oppure l'energia viene dentro così, trova il punto zero, è un ballo di dualismo creato da questo qui. Questo è il creatore, il Line Sof, più o meno. Questi sono i campi torroidali, questo azzurro, questo rosso. Il segreto della creazione è nell'onda, l'onda è qui. Questo è il punto zero, l'equinozio, e questo sarebbe come il solstizio. Succede sempre così, si trova sempre questo disegno nella natura. Così lo spiega Walter Russell. Cioè, l'universo è come una pompa, che da una parte schiaccia, compressa e crea. Da un'altra parte, nello stesso istante che sta creando, disfa ciò che crea, simultaneamente, se no non si ha emozione, non si ha creazione. Quindi questa energia mascolina, questa femminina, e sono due forze, centripetali e centrifughe. Lo diceva anche Roll: nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi la riga sotto è l'interazione? Sì, secondo me, questo è un amico mio in Stati Uniti che l'ha fatto, ma ha sbagliato questi simboli, è tutto, è più semplice, se segui le sue frecce non è giusto, ultimamente l'ha cambiato, l'ha aggiustato. Comunque, Walter Russell spiegò di questi fulcri: guarda, questo qui è il centro, qui, e questo simultaneamente si trova nell'ampiezza della onda, capito? Quindi si vede che ci sono quattro polarità qui, non solo due, ci sono sempre quattro, perché questo sarebbe uno, questo due, e poi tre e quattro, ok? Galassie, lo stesso principio: nel mezzo di ogni galassia c'è un sole centrale, causale. Andiamo avanti, ecco qui la stessa cosa, c'è sempre due, e gli astronomi non sono capaci, non riescono a spiegare questo fenomeno, e vogliono che ci sia dark matter, materia oscura, materia, e ci hanno tanti nomi ad infinito, anche energia oscura, Come? Ora c'è anche il termine energia oscura. Sì, e Walter Russell già 100 anni fa, e tutti gli scienziati, quelli conoscenti, non quelli pensanti, quelli che pensano grandi, pensano, è un grande pensatore quel tipo, Darwin per esempio, che ha fatto tanti danni. Sono grandi pensatori, se hanno teorie, però i conoscenti hanno sempre detto che è semplice, la causa è Dio, la luce causale che produce l'effetto. C'è lo stesso schema Santos sui buchi neri, sul getto di materia dei buchi neri. Di che? C'è uno stesso schema similare sui buchi neri, the black holes, che espellono materia, creano, assorbono materia e la espellono sotto forma di energia. Sì, la luce causale, la Vergine. Ecco perché si dice Dio, la madre di Dio, la madre di Dio. Sì, perché la matrice, la madre è il magnetismo. Maria Magdalena, magnetismo. È il femminile dell'energia elettromagnetica, sì. La parte femminile. Sì, la parte femminile, perché la è pura, perché quella luce bianca è vergine, non ha sesso. Quello elettrico non è puro.
è buono ed è malvagio, si dice, positivo, negativo, rosso, azzurro e tutti gli altri colori derivanti da questi luci. Quindi sì, però è semplice spiegare, questo è un effetto causato dal magnetismo, ogni sapienza, ogni presenza, punto. Ecco qui la Via Galattea, questo è il punto zero. I due luci, ecco che le bandiere, la coreana, rosso estate, azzurro inverno, mascolino femminile, giorno notte, estate inverno, i quattro elementi, fuoco, aria, acqua, terra. Però è interessante i colori, no? Già stiamo vedendo delle similarità. Ecco qui yin, yin e yang. Perché quando si fa la onda, facciamo la grande così, questo è il trópico di Cancro, questo è il trópico di Capricorno, quindi questo qui l'abbiamo aggrandito, ok? Ed ecco, il segreto della creazione è nella onda, la croce è il simbolo della onda, nient'altro. Però la onda si può fare anche così, si può fare anche così, ma si può fare la croce latina, perché la croce latina è antiscientifica. Questo, se ci metti per esempio un obelisco qui, questo è l'equinozio, vedi? Queste barre qui sono sempre uguali, questo è sempre più lungo, questo più corto, perché il solstizio d'estate l'ombra è corta, è piccola, perché il sole è alto e quindi l'ombra che getta è sempre piccola, mezzogiorno, e quello d'inverno è lungo. Poi c'è anche quello di Costantino, la Chiro, che deriva da due lettere, Chi e Ro. La P in latino è nient'altro che la R, quindi Chi, Ro, Cairo o Chiro vuol dire Cristo, perché il sole, questi rappresentano i solstizi e questo l'equinozio. È perché criss-cross, come si dice in inglese, è quello che fa il sole. Il sole sempre fa criss-cross, una croce, sempre, ogni anno. Solstizio, equinozio, solstizio, equinozio, solstizio. Ogni anno fa questa croce. Quindi questo vuol dire Cristo. Crossing. Ok, allora, vediamo che anche questo è la croce, è lo stesso simbolo del yin e yang. Le bandiere sono sempre quelle, rosso, azzurro e bianco, la luce causale, la luce divisa. E questo si chiama Union Jack, questa bandiera. Jack, Giacobbe, Bacco, Sole. Union, perché Union? Perché unisce, la luce del sole si unisce sempre nell'equinozio, quindi Giacobbe si unisce, unione. Red, white and blue. Allora vediamo se, come andiamo con tempo, l'orario? Molto bene, vai pure tranquillo. Ok, mi dici quando abbiamo 10 minuti prima di pranzare? Allora, passiamo subito ad un'altra presentazione ora. Crisma. Non un'altra presentazione, ma una continuazione. Comunque. Allora. Il Tempio di Salomone, si è sentito parlare di questo Tempio?
Salomone, ebbene, abbiamo visto ascendente, discendente, meridione. Salomone è, sono tre nomi per il sole. Sol e Amun, sole. Oppure in inglese Sol, Om, On. Tre nomi per il sole. Om, già l'abbiamo visto. Sol lo sappiamo perché è latino il nome del sole. Sol Invictus. Om, che dicono gli indiani, Om. On è il nome Egitto. Egiziano, del sole. Infatti i greci quando hanno invaso Egitto hanno trovato la città chiamata On, che noi in inglese quando mettiamo, spegniamo la luce, mettiamo la luce On. Luce On. On. Proprio dal nome egiziano del sole, On. Proprio. E loro hanno cambiato questa città in... Heliopolis, la città del sole. Chiero. Heliopolis. Scusa. Con la E o con la H? No, no, con la H. Con la H. Al posto di R. Con la H. Con la H, sì, Heliopolis. Helio, il sole. Quindi, che noi diciamo... helio in inglese è la parola per curare, heal, helios, il sole, perché il sole cura. Heal, se vuoi essere curato vai un po' nel sole, che sana tutto, purifica tutto. Allora, il Tempio di Salomone è il nostro corpo, che la Bibbia dice chiaramente che non fu costruita con martello, suono di martello e sega, niente, perché è il corpo. Poi l'architetto del tempio si chiamò Hiram. Per favore concentratevi in questo nome qui, Ram. Ram è ariete, Ren, il montone, non l'agnello. Perché nelle scritture si parla dell'agnello di Dio. In Rivelazione, per esempio, nient'altro che 29 volte menziona l'agnello di Dio, perché si parla di questo agnello, il montone di Ariete, il primo. E quindi il costruttore di questo tempio si chiama Hiram. Hi vuol dire alto, l'agnello alto, Hiram. Già le parole ci dicono che la scienza che ci sta dietro. Allora, si diceva man, mano, uomo, è la misura di ogni cosa. Quindi il nostro corpo, il Tempio di Salomone, è la misura di ogni cosa. Se vuoi sapere dell'universo, delle stelle, delle galassie, di spirito, di materia, qualsiasi cosa, controlla prima il corpo, il vostro corpo. Il disegno per tutto ciò che funziona nell'universo parte da questo corpo nostro. Ogni cosa che si trova in alto è riflessa nel nostro corpo e viceversa. Questo lo andiamo ad approfondire proprio nel senso completo dopo di questi due giorni. Spero che possa essere all'altezza di trasmettere le informazioni, perché dipende da quanto bene lo so spiegare io e quanto siete in gamba anche a seguire, perché sto cercando di mantenere le cose semplici, comunque non troppo semplici, perché poi sì, ci annoiamo, perché so bene che ci sono nuovi qui. E ci sono, quanti hanno visto i miei video qui con la onda? Già sapete la onda, eh? 50% più o meno.
eccellente. Ecco perché meglio andare un po' piano. Origine, il padre della Chiesa in Alessandria, dove si praticava il sincretismo, prima del IV secolo, quando arrivò Costantino con Teofilo e sono andati con un'idea, un'agenda di distruggere templi, libri, librerie, biblioteche, cultura. Nel IV secolo c'era una strage di distruzione. Prima di quello c'era Origine in Alessandria che disse: tu stesso sei anche un altro mondo e hai dentro di te sole, luna e anche le stelle. Leonardo da Vinci, che è vissuto qua vicino in queste valli, vicino, il funzionamento del corpo umano è un'analogia per il funzionamento dell'universo. Che prima di andare avanti vogliamo spiegare questa bella parola universo. Ah, aspetta, qui si sta sporcando un po', è meglio che si vede quello di sotto. Abbiamo aggiustato, no worries. Allora, questo è il simbolo della Terra in astrologia. Il simbolo del Sole è così: Terra, Sole. Universo, uno verso. Nelle scritture ci sono quattro Vangeli. Gli Indù hanno quattro Veda, Rig Veda, Samaveda, eccetera. Allora, Vangelo deriva dalla parola greca tra Vangè, Dia, che deriva dalle due parole Dragos, udi, capretto, canzone. La canzone del capretto. Quale capretto? Capricorno. Perché lui, il capretto di Dio. Questi segni cardinali sono anche segni sacrificati. Si sacrifica il capretto espiatorio, si sacrifica l'agnello di Dio, quindi capretto, agnello, solstizio, equinozio, sacerdote, re. Quindi quando si va a vedere una tragedia, perché è una tragedia, vedi, il sole, oh che bello, arriva qui a questo punto, passa, porta la primavera, mangiare, frutta, tutto bene, arriva qui e tragicamente il sole deve scendere alla morte. Ecco perché è una tragedia. C'è sempre Ercole, Ulisse va a conquistare Troia, poi deve girare per 10 anni, perduto, per i mari, tutto sconvolto, non ha potuto salvare i suoi amici. Quindi è sempre tragica, oppure alla fine esulta l'eroe come Ulisse che ritorna a Penelope, però c'è sempre cose che succedono tragiche, perché se si segue l'eclittico che è dietro ad ogni storia che abbiamo mai inventato, mai, tutte le storie, qui l'eclittico. E questa è la tragedia, lo drago sudi. Quindi Vangelo, noi diciamo in inglese proprio gospel, goat spell, proprio goat spell. Spell che vuol dire? Beh, parlare, spell, canzone. Quindi è sempre questo, perché
Poi dopo, sto pomeriggio oppure domani, cominciamo con Capricorno e costruiamo i 7 fasi della pietra filosofica nel quale convertiamo il nostro piombo, Saturno in Capricorno, terra cardinale, questo già abbiamo visto, è un segno cardinale, Saturno e piombo, si parte sempre da terra cardinale, si fa il giro e si finisce qui in Sagittario con Giove è Pietro, San Pietro nella Chiesa, in teologia San Pietro, in mitologia Giove, però lui è quello il quale in inglese si dice bisogna bussare ai pearly gates, i cancelli di perla, e San Pietro è lì, sempre lì, perché questo è l'ultimo segno, fuoco mutabile, nel quale cambiamo il piombo in oro, perché i 3 segni di fuoco ci hanno dentro oro, poi lo vedremo, facciamo la pietra filosofica forse domani. Nothi se afton, know thyself, nosce te ipsum. Questa è la base di tutto ciò che consideriamo questi 2 giorni, perché io sono qui solo per aiutarvi l'un l'altro ad essere sovrani e autodeterminati. Questo è lo scopo, se no che ci facciamo qui? Questo, conoscere chi siamo, questo tempio di luce che portiamo, una volta che conosciamo questo, che deriviamo dalla causa, dalla luce pura, senza condizione, beatitudine, onniscienza, questo siamo noi, infatti. Se possiamo ricordare questo attraverso questa scienza e conoscere chi siamo, una volta conosciamo veramente chi siamo, ci amiamo di più. Una volta che ci amiamo di più, amiamo più i nostri vicini. Quando amiamo più i nostri vicini, loro amano noi e gli altri, e ritorna quella pace di sincretismo che anneliamo tutti noi. Però bisogna conoscere chi siamo. Guarda in alto, questo sempre, vedi il sorriso un po' criptico, un po' enigmatico, perché qui no, c'è tanta sapienza qui. Guarda in alto, si diceva in Egitto, c'era il tempio di dentro, interiore, e quello di fuori. Di dentro dicevano solo, di fuori dicevano solo, uomo, conosci chi sei. Si dice così bene? Conosci chi sei? Conosci te stesso. Conosci te stesso, ecco, è meglio. Conosci te stesso. Giovanile del primo secolo. Giovenale. Grazie. Disse questo precetto, discese da cielo. Come ho detto prima, non c'è niente di nuovo qui. Niente. È tutto antico. E chi lo ricorda prima riceve le benedizioni prima. Però tutti lo ricordiamo prima o poi, perché si deve. Se non ricordiamo chi siamo, di che bella luce siamo fatti, non possiamo ritornare lì, non si può. È attraverso la conoscenza. Qualcuno mi ha chiesto ieri, abbiamo fatto una bella conversazione da Eugenio ieri sera, c'era un paio di altre persone, abbiamo parlato su questo, conoscere chi siamo, come influisce su di noi il fatto che quando una volta che sappiamo chi siamo, non è così facile poi che arriva qualcuno con un costume, si dice, costume, un uniforme, che ha delle medaglie, chissà che, fucili e tutto, non arriverà facilmente uno così a farci delle domande, metterci in contatto con loro con delle paroline ben imparate per metterci sotto contratto. No, quello sarà molto difficile. Infatti quando sono venuto da Amsterdam
all'aeroporto di Pisa, subito ho visto i cani. Io sapevo che avevo le tasche perché lì sono andati a quei speciali caffè dove si fuma bella erba naturale, e quindi io non ho lavato i pantaloni, sapevo già. In tutti gli altri aeroporti ho portato sempre un sacchetto plastico con un po' di roba. Questa volta solo non l'ho portato, però se avessi un po' di verde con me, no problem. È arrivato un giovane perché il cane subito è venuto a me, proprio qui, la tasca sinistra. E io già, no worries, arriva un giovane e mi dice, per favore, devi venire da parte, nell'ufficio. Insomma, per farla corta, hanno captato subito che io non ho paura, so difendermi. Io ho detto, sono stato anche, avevamo fumato come un maiale. Quindi, così faccio. Sicuro lei che, prima di controllare la valigia, dice, sicuro lei che non c'è delle sostanze? Sì, sono sicuro, così viaggio io. Dopo sono andati a prendere la valigia perché avevo questa di mano, hanno controllato tutto questa, poi l'altra, quando sono arrivati a controllare l'altra, oramai si erano accorti che qui si perde tempo, è arrivato un altro ufficiale più importante, signore, ha aperto così, ha levato le mutande, calzettini, non c'è niente, no, ok, grazie, può andare, perché sanno chi conosce chi è e chi non conosce chi è, ecco perché fanno le domande, e fanno le domande prima loro, perché vedi la parola inglese asking, fare domande, che vuol dire? Due parole. Asking. Agendo da re. Chi domanda, comanda. Quindi, sì. Quindi. Non è questo la stessa. No, aspetta. No. Fare domande, fai da re, fai re, asking, fare domande, fai da re, noi dobbiamo fare domande. Appena che lui fece una domanda, per esempio lui ha detto, può venire con me per favore perché il cane l'ha segnalato, sì, di che si tratta questo, perché devo venire? Fare domande. La maggior parte delle persone che non sanno chi sono non fanno queste domande. Subito quando fai una domanda, comandi tu, fai domande, perché rispondendo si pecca, però bisogna sapere in inglese. Swear, giurare, per giurio. Quando tu rispondi, per giurio. Ecco perché la trappa è proprio profondissima. La trappola. Mai rispondi, mai. Fai domande. Fare. Fai da re. Perché answering, rispondendo, si giura. Questa è la parola swear. E loro portano la Bibbia in corte, no? In tribunale, sempre la Bibbia. Ci sta voi? Sì. Giuro sulla Bibbia. Perché? Perché? Perché dicono, perché rispondi con una domanda? Perché lì vedono che non c'è il servo che risponde. Non si risponde con una domanda. Perché vogliono fare la procedura subito, perché loro hanno strumenti finanziari. Ogni caso in corte è... Le loro carte sono tutte strumenti sul borso, sulla borsa. Strumenti sono finanziari, loro vogliono soldi solo, punto. Non giustizia, non chiacchiere, niente, soldi. Quindi per chiunque qui sta continuando a lottare nel sistema, benissimo, bisogna sapere quello però. Bisogna sapere che se si va in corte bisogna fare strumenti
che si paga, ed è facile, poi lo spieghiamo, perché vogliono soldi, solo. Però nella Bibbia dice non giurare falso. No, no, come si dice? Don't swear anything in heaven or on earth. Non giurare su niente in cielo e niente sulla terra. Che il vostro no significhi no e il vostro sì significhi sì.